Le faccio qualche domanda se permette. Sono con la vincitrice di questo meraviglioso concorso alla prima edizione. Pensate, solo 18 anni. Ma com'è iniziata questa sua passione? Ma allora, diciamo che io ho sempre fatto la cantante di musica leggera e diciamo che ho fatto anche Io Canto su Canale 5, quindi insomma anche eventi piuttosto importanti. Però diciamo, quando ho iniziato la liceo musicale, la mia insegnante ha intravisto in me una certa propensione per la lirica. E quindi da un anno e mezzo sono entrata al conservatorio e diciamo che mi sto appassionando sempre di più. Quindi si può passare dalla musica leggera, da altri generi musicali, si può arrivare alla lirica senza particolari difficoltà? Per me, devo dire, non è stato un problema. Poi magari penso che sia molto soggettivo, però penso che non sia un problema. Quanta è sorpresa di questa vittoria? Ma diciamo che è uno dei miei primi concorsi, quindi fantastico, abbastanza. Fantastico. Poi appunto Modena è una delle città diciamo più importanti, anche c'è una vera cultura dell'opera lirica con i maestri, come Mirella Freni, Luciano Pavarotti, e un livello così alto come quello di stasera, quindi per me insomma è un grande onore. Il suo sogno? Il mio sogno è essere una cantante, arrivare a dire sono una cantante. E non penso di essere un artista, sono una persona a cui piace la musica e una persona che non può fare a meno della musica, quindi non mi aspetto niente. Diciamo. Un'ultima cosa, lei cosa consiglierebbe a persone giovani, 13, 14, 15 anni, che amano un impegno anche verso la lirica? Cosa gli consiglia di fare? Di studiare, quello sempre prima di tutto, affidarsi a persone che comunque ci ascoltano, ci apprezzano, perché è molto importante al giorno d'oggi incontrare dei validi maestri, dei validi insegnanti, e soprattutto appassionarsi alle cose e fare in modo che prendano la nostra vita. Questo, tanta passione e tanto studio. Grazie infinite e tanti grazie auguri per la sua carriera. Grazie. Grazie.